una giornata nazionale dedicata all'intero comparto della qualità agroalimentare. Allora, possiamo fare un quadro per i nostri video ascoltatori sullo stato dell'arte, visto che c'è stata la presentazione pochissimi istanti fa, di quello che è lo stato di salute del nostro comparto agroalimentare rispetto alla qualità e alla sicurezza? Sì, diciamo che ormai questo è un settore in forte crescita da diversi anni. Qui si sta parlando di prodotti DOP GP del settore agroalimentare e vitivinicolo, si sta parlando delle eccellenze italiane. Due dati importanti: i quasi 14 miliardi di fatturato rappresentano ormai stabilmente il 10% di tutta la produzione agroalimentare italiana, gli oltre 7 miliardi di export rappresentano il 20% dell'export nazionale del prodotto agroalimentare nel mondo. Quindi questo significa che c'è un'Italia che produce qualità e soprattutto sicurezza. Noi mandiamo in giro per il mondo prodotti sicuri, prodotti tracciabili, perché il 20% di un'esportazione, se poi ci mettiamo anche il biologico, arriveremo a delle cifre ben più alte, e quindi significa che l'Italia manda in giro, al di là di quello che poi sono alcuni articoli di giornale a livello internazionale, dei prodotti sicuri, dei prodotti tracciati, dei prodotti che vengono dai nostri territori. Tutto questo ci mette al riparo ovviamente da problematiche che riguardano invece altri paesi, non solo in Europa ma nel resto del mondo, vedi contraffazione e quant'altro. Però ecco, è anche un sistema, quello dei consorzi e dei controlli, che tutto il mondo ci invidia. Come possiamo essere d'esempio per gli altri, perché la strada intrapresa a garantire la qualità e la sicurezza sia la nostra e sia presa come esempio anche da altri paesi, stati membri o altro? Ma noi l'abbiamo nel nostro DNA, la storia dei consorzi, delle indicazioni geografiche, delle tradizioni, insomma fanno parte del nostro DNA, non solo come consumatori ma anche come imprese. Cioè, noi abbiamo qui in Italia 150.000 imprese che aderiscono al sistema delle DOP GP insieme a 43.000 del biologico, e sono imprese che si fanno controllare, che hanno un organismo terzo di certificazione che va a controllarle, e questa è veramente una peculiarità del nostro sistema imprenditoriale, soprattutto quello agroalimentare, e credo che sia un grande passo avanti dell'Italia, un'innovazione dell'Italia, quella che è forse anche una delle caratteristiche del successo del Made in Italy, cioè avere nel proprio DNA questa capacità di farsi controllare e, come si diceva prima, di portare sul piatto prodotti tracciabili. Chiudiamo dicendo questo: abbiamo parlato di controlli, quindi di sicurezza e di qualità. Nell'ambito della qualità dobbiamo tenere conto di un parametro sempre più importante da adesso in avanti, quello della sostenibilità. Sì, c'è una sfida, e questo settore, soprattutto il settore DOP GP, la può interpretare meglio di altri. Negli anni 90 come Italia abbiamo vinto la sfida della qualità proprio con il sistema delle indicazioni geografiche, e il sistema delle indicazioni geografiche oggi è davanti a quello che è il tema della sostenibilità, che è un tema a 360 gradi, e credo che se ci sarà nei prossimi mesi un approccio di sistema, senza dividerci, senza pensare che ognuno possa interpretare in maniera autonoma la sostenibilità, credo che noi possiamo portare il sistema della qualità italiano a essere anche un sistema sostenibile, e quindi raggiungere quegli obiettivi che ci siamo detti in 6 mesi ad Expo, essendo anche un modello per gli altri paesi. Benissimo, grazie. Molto bene.